Oops. Ecco ragazzi dove abbiamo dormito stanotte. Questo è praticamente un canyon da questo lato. Guarda che bella questa immagine. E qui tutto attorno è natura pura. Iniziamo la giornata belli freschi perché stanotte comunque ha piovuto, siamo anche belli in alto in mezzo a queste montagne e quindi Attento. si comincia freschi, attenzione sempre. Ci sono le mucche da queste parti. Si vede, ci sono le tracce, è un po' come quando andavamo alla ricerca degli elefanti, qua invece Ci sono sono le solo le mucche. mucche. Allora, Questa è una vedete, la bella strada salita. continua, abbiamo deciso di farla a piedi per sgranchirci un po' le gambe, perché fa bene un po' camminare ogni Sì, tanto. sì, 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 Quindi ce sì. la facciamo a piedi, anche se potevamo farla col biagino in realtà, però. Ma perché? Ma Perché perché? c'è un Abbiamo paesaggio parcheggiato lì, lo lasciamo bellissimo. riposare, lui ha bisogno, anche perché per arrivare fino a qua, in realtà, abbiamo fatto delle belle, belle, belle salite. Ieri sera, quando siamo praticamente scappati da Chiatura, che è un luogo uscito, Da non un so. film dell'orrore, io Sì. direi. Da un Cioè, film l'idea di dell'orrore. dormire lì mi faceva un po' angoscia. E quindi io ho detto, ma non è meglio se ce ne andiamo? Quindi ci siamo fatti questa salitina per arrivare qui, fino a qui, perché c'è una vista su una cosa assurda. Sì, Cioè, credo unica in Georgia un luogo sicuramente. eccezionale. Sì, abbiamo visto solo le foto per ora. Ecco. Però vogliamo andare a vederlo. A cose Ma secondo simili. me è qualcosa che. Io ci già sapevo. C'è La salita c'è ed è importante. E dicevamo, luoghi simili li abbiamo visti soltanto in Grecia. Soltanto in Grecia, dove ci sono delle formazioni rocciose molto, molto simili. Stai spoilerando, non puoi dirlo prima. Vabbè, adesso Che mi comunque. rovini lo spettacolo anche a No, me, andiamo a scusa. vedere la versione georgiana di queste formazioni particolarissime. E adesso sì, metto un attimo pausa. A fra poco. No, no, thank you, No, thank you. thank you. Thank you. In pochi metri una salita al 12% e una discesa al 12%, e nel frattempo ci hanno anche offerto del vino, così random, Random, una certo. persona che passava di lì. Ragazzi, siamo ai piedi della colonna di Katsky, che è questa colonna di pietra altissima sulla cima della quale c'è un monastero e una chiesa. Praticamente la prima volta che sono riusciti a salire su questa roccia era il 1944 e quando sono arrivati su gli esperti hanno trovato i resti di quelle che erano delle costruzioni del IX e X secolo. Queste costruzioni sono state restaurate e pensate che nel 1995 un sacerdote ha deciso di andare a vivere proprio là sopra e ha vissuto là per 20 anni scendendo soltanto 2 volte a settimana. L'altezza di questa colonna, non so se si capisce dalle immagini, ma è di 40 metri, è altissima e l'unica via di accesso è questa scala che porta su. Fino a qualche anno fa era possibile anche per i soli uomini salire sulla roccia. Adesso invece è completamente chiusa, è vietato per tutti, però resta ancora la scala e un sistema di carrucole
per portare su e giù il materiale. Qui c'è la scala che si usa per salire, adesso è lucchettata. Questo però dà un po' l'idea della camminata che c'è da fare, della scalata. Pazzesco. Ci intrufoliamo un po', andiamo a vedere cosa c'è da questo lato, appunto la roccia. Questa parte si può salire, vediamo dove arriviamo. Non si arriva molto lontano. C'è una specie di terrazza e qua guarda, c'è una croce con la cera delle candele. La versione georgiana di Meteora in Grecia, ed è così impressionante veramente il fatto che a 10 km da qui ci sia un orrore costruito dall'uomo, cioè Chiatura, e chi non l'ha visto, povera Chiatura, però può vedere l'ultimo video che abbiamo fatto proprio da Chiatura, e qui invece l'uomo ha costruito qualcosa di incredibile in mezzo alla natura, con l'aiuto della natura, no, dobbiamo dirlo, perché c'è questa crostone di roccia lì in mezzo, proprio un pilastro. Pensate che la gente del posto lo chiama il pilastro della vita, e attorno a questo pilastro sono nate un sacco di leggende, ovviamente, no? Provate a immaginarvi questo pilastro con un monastero sopra. Non lo so, non vorrei dormire là sopra, non lo so. Tu lo faresti di vivere lassù? Ma oddio, non lo so. Non è comodissimo. Non lo so. Non lo so. No, ho dimenticato le uova. Oh, le uova. Praticamente è cambiata la stagione, è arrivato il sole e adesso siamo pronti per ripartire. Via, accendiamo il Biagion. Con questa deviazione che abbiamo fatto rispetto alla strada principale, devo dire che la Georgia sta recuperando decisamente punti. Attenzione, perché tra Chiatura e il monastero? Sì, niente. Beh, male, una bella sorpresa questa zona, siamo molto contenti di aver fatto questa deviazione e adesso vediamo, perché abbiamo in programma altre cose interessanti per i prossimi giorni. Allora, secondo me questa parte più a ovest della Georgia è molto molto interessante, è molto molto interessante. L'altra volta ci eravamo concentrati soprattutto, diciamo, in un'altra fascia della Georgia. Sì. E vabbè, a parte Varzia, il resto non ci aveva proprio convinto. Vabbè, Tbilisi è una bellissima città, sì, e questo rimane. Esatto. Però ecco, quando poi succedono queste cose, sulla strada principale a un certo punto sparisce l'asfalto. Aspetta. E arrivano le fuori. Dicevamo? Ok. Ecco, dicevamo che la Georgia comunque sì, ha recuperato punti. Vediamo prossimamente. Ragazzi, ma vi ricordate quella questione del rumore della ruota? Tutto sparito. È così il viaggio? Niente, niente di niente. È così il viaggio? Se un giorno si decide che deve fare rumore, essere rumoroso, lo si fa sentire. Se no, stai tranquillo, niente, sparisce tutto. È assurdo, va. Mistero sta macchina. E mettiamo alla prova il viaggino su questa strada che improvvisamente è diventata così. Guardate qua, ha anche piovuto, quindi è tutta infangata, piena di buche. Wow. Avevamo appena detto, oh bella sta strada, tutta asfaltata, bella, anche se non è la principale. Sai che parliamo sempre troppo presto. Di solito è così, Sì, perché guarda qua, non si vede la fine più che altro, questo un po' mi preoccupa sinceramente.
sono altre cose che non cambiano del Biagino, e cioè la lancetta ballerina. Questi tubi gialli, ragazzi, che passano qui accanto alla strada, sono i tubi del gas. Invece di farli nel terreno sotto, li fanno praticamente sopra, quindi passano tutti in alto, e quando si arriva davanti a un ingresso, come in questa, o una via, salgono, fanno l'arco e scendono dall'altra parte. E questa è la caratteristica proprio di Georgia e Armenia. Sì, guarda qua, vedi, per entrare nella via c'è l'arco di tubo. Non è bellissimo da vedere. Da vedere, no, direi di no. Però evidentemente funziona. Sarà funzionale. All'alba delle 13:30 siamo arrivati alla destinazione di oggi, che è Kutaisi, che è questa cittadina, una delle cittadine più grandi della Georgia. Siamo quasi arrivati in centro. Questa stradina merita. Sì, molto bella, guarda qua. Signore, buongiorno. Zona residenziale. Non ti ha salutato, proprio zero. Ah, l'orario è perfetto. Sì, per mangiare, anzi è un po' abbondanti anche, sull'ora un po' tardi. Ricerchina fatta. Sì, vi ho già cercato su Google, abbiamo trovato un posticino che ci ispira parecchio, praticamente in centro, almeno dove c'è un rondò principale. Quindi ci parcheggiamo lì e andiamo a mangiare. Decadente sì. Anche Kutaisi. Ma sai, guardate, che non è brutta. Vedete però, questi edifici in mattoni rossi, dell'epoca georgiana, chiaramente. Sto un po' abbozzando. Abbozziamo. Non rubare il lavoro altrui. Ci siamo quasi, 600 metri siamo arrivati. Anche sulla destra un tipico edificio in stile georgiano. Perfetto. Direi che è tutto stile georgiano. Direi di sì, per fortuna. Guarda qua che bel posticino che abbiamo trovato. Prima impressione di un certo livello. In realtà molto tradizionale, e anche i prezzi molto interessanti. Ecco qua cosa abbiamo preso. Allora, abbiamo preso fagioli dentro questo contenitore decoscio. Bello, tradizionalissimo. E poi i chincali, che i sono ravioloni. Sei. Allora, ne abbiamo presi 2 al formaggio, 2 alle patate, 2 ai funghi. Sorpresa. Non si capisce quali sono. Comunque i prezzi qui sono bassissimi, ragazzi. Cioè, i ravioli credo siano i più economici che abbiamo mai pagato, perché costano 80 centesimi di lari, cioè 30 centesimi di euro. Quindi 30 centesimi l'uno, sì. Più questa scodellona, che sono 2 euro col pane. Quindi cosa vuoi di più dalla vita? Mangiare. Facciamoci l'assaggio. Vai, Angela. Inizio dai fagioli. Vai di fagiolata. Guarda qua che belli, una bella fagiolata. Un po' come sul Biagino, ecco. Cioè, un po' meglio forse questa, no? Alla georgiana. Sì. Dentro c'è un po' di cipolla, un po' di... Sì. Meglio del Biagino. Guarda tutte meglio le erbette, sì, direi meglio. La scarpetta di Paolo versione georgiana, cioè mette il pane nel coccio e se lo mangia. Perché si chiede se c'era buono, la risposta è sì. Qui l'abbiamo pulito praticamente. Adesso arriva il momento della sorpresa. Vai, prendi una a caso, quello è facile secondo me. Cos'è secondo te? Funghi. Sì, si vede. Adesso mangili nel modo tradizionale però, vai. Buonissimissimissimi. Migliori? Sì. Ammazza, guarda lì che bei funghi, belli. Addirittura forti. Più buoni dell'ultima volta. Davvero? L'impasto com'è? Buono? Come si dice? Sempre tagliatelle col fungo. Questo è il formaggio. Latticino fresco. Bello gocciolante. Ma sembra... il ripieno qua è pazzesco. Sembra appena munto. Addirittura. Freschissimo. Ammazza, che boccone che hai dato. Buono? Molto saporito questo formaggio? E rimane la patata. È un purè di patate praticamente. Kartoffeln. Molto buono. Guarda qua. In genere quelle delle patate sono un po' asciutti, questa? Noi abbiamo preso altre volte. Qua no, è cremosissimo. Sono i migliori chincali che abbiamo mai mangiato, ragazzi. In questo posto super consigliato, diamo anche il nome. Si chiama El Paso. El Paso. Non c'entra niente il nome. Adesso faccio un giro fuori. Così te li insegna. Okay.
chiama El Paso. Praticamente di fronte alla fontana centrale di Kutaisi. Ragazzi, siamo sul fiume Rioni, che è il fiume che attraversa la città di Kutaisi. Kutaisi è la seconda città più grande della Georgia dopo Tbilisi, e è qui che c'è la sede del Parlamento georgiano. È considerata un po' la capitale culturale del paese. È molto bella, devo dire, a me sta piacendo davvero molto, è molto ordinata, pulita. Guarda cosa c'è là! Sono distratto un attimo, c'è una cabinovia che passa proprio sopra il fiume. Anche qui è un mix di tutte le città georgiane. Sì, devo dire di sì. E qui siamo su quello che si chiama Ponte Bianco, che è il ponte più antico della città. È fatto tutto in ferro e c'è una statua, una scultura che è quella, che si chiama Il Bambino di Picasso, che è un personaggio di un famoso film georgiano, che è una commedia drammatica che è stata realizzata nel 1968. Si trovano le statue di queste che sembrano delle persone comuni, ma che in realtà avevano un ruolo molto importante per la città. Questo ad esempio è Ilo ed era un fotografo, e praticamente quasi tutti andavano da lui a farsi una foto, quindi hanno fatto una statua per lui. Camminando per le strade di Kutaisi siamo finiti in questo che è il mercato coperto. Qui siamo nella zona della frutta e della verdura, là va avanti, sempre tutto al coperto. Oh. Quindi utile anche quando fa freddo d'inverno. Kamarjawa. In questa parte del mercato, bella grande, c'è un grandissimo profumo di formaggio che arriva lì. Avete capito che il formaggio è uno degli ingredienti principali della cucina georgiana, e quindi questa è il centro, insomma, del formaggio. Poi da questo lato invece abbiamo la carne e tutta la frutta secca. Kamarjawa. Oh, c'è un assaggio in diretta del cetriolo. Ah, Madlova. Buono, buono. La forza del sapore. Non sono un grande amante dei sottaceti. Madlova. Arrivati alla cattedrale di Bagrati, che è uno dei simboli della città di Kutaisi. È stata costruita da Bagrat III nell'undicesimo secolo. È nella parte alta della città e si vede tutta la vista su Kutaisi là in fondo. Alla fine del 1600 questa cattedrale fu distrutta da un'esplosione dall'impero ottomano e la cupola crollò. È stata poi restaurata negli anni successivi e come la vediamo oggi. Ma? Quello che tutti vogliamo sapere... Che cosa hai qui dietro? Cosa stai nascondendo? La pagnotta che un pagnottone. No, ragazzi, cioè, tipo, sono quattro mani di pagnotta. Sì. 30 centesimi, un lari l'abbiamo pagato. Un lari. Che profumo. Assurdo, very good direi. Very good.
cattedrale è una cattedrale che appartiene alla Chiesa Ortodossa Georgiana, che è una religione molto molto antica, viene fatta risalire all'Apostolo Andrea nel primo secolo. Questa cattedrale è inserita tra i patrimoni dell'UNESCO. Esagerato. All'interno delle chiese ortodosse le donne devono coprirsi il capo con un velo e indossare una gonna. Le statue qui in Georgia sono sempre molto belle perché raccontano una storia, anche in questo caso è la storia del signor Ippolite, che era un attore che lavorava in questo teatro qui dietro di me, il teatro principale di Kutaisi, e divenne però famoso perché partecipò a vari ruoli in alcuni film georgiani, quindi a lui è dedicata questa statua. Allora, Kutaisi, abbiamo detto, è una città molto grande per la Georgia, ma in realtà il centro è piccolo. Abbiamo praticamente visto tutto in questa giornata, in questo pomeriggio qui, e quindi adesso prendiamo la macchina e andiamo a trovare un posto per dormire. Un parcheggio un po' vecchio stile per stasera, perché siamo parcheggiati nel parcheggio di un supermercato. Sì, ricorda un po' gli Stati Uniti sta cosa, no? Sì. Poi come si chiama? I Walmart degli Stati Uniti. In questo caso è un Carrefour, sì. Però ci sono dentro anche un sacco di catene varie, tra cui KFC, che ci darà anche il wifi gratis. Esatto, come ecco. Vecchi tempi. Come vecchi uguale. Tempi. Forse è una delle prime volte che troviamo in un posto così. Da col biagino, sì. Col biagino, eccolo lì. Fa un po' strano immaginarselo in un setting un po' americano. Guarda che stato. Oggi abbiamo fatto un po' di sterrato. Tra l'altro ogni chilometro c'era un pezzo di sterrato. Guarda cosa viene giù. È tutto il fango, guarda. Che schifo. Guarda. Vabbè. Sarebbe un po' da lavare, poverino, eh. Sì, prima o poi lo faremo. Almeno un lavaggio nella sua vita. Anche se prenderemo due cose, voglio farmi un giro come si deve, con un bel carrellone. American style. Ma cosa, ne comprare tre cose? No? E vabbè. Mi metto dentro io, mi spingi, mi sa. Stiamo facendo un po' di spesa, però l'occhio casca sempre lì. Non c'è niente da fare. Ovviamente qui la pizza. Qua te la fanno freschissima le signore direttamente al bancone e poi la vendono qui anche alla fetta. La faccia non è proprio delle migliori, però anche qui come a Tbilisi fanno il pane nel forno tradizionale. Stanno appena staccando. Voilà. Ecco come si prepara il pane tradizionale, con la pasta che viene stesa e poi appiccicata. E qui ragazzi, nella teca ci sono i ciurcera, cioè la frutta secca ricoperta. Guardate come la tengono, tutta illuminata, sembra tipo gioielleria preziosissima. E da questo lato ci sono tutti i cesti, guardate qua, di frutta secca, un po' come quelli che si regalano da noi a Natale. Vedete, ciurcera tagliata e frutta secca. Qui fanno i pancake freschi freschi col cioccolato. Un lari 50 al pezzo. Non abbiamo resistito, ne prendiamo un paio. Cioccolato e banana. C'è l'angolino per consumare quello che si compra dentro il supermercato. Buono. Praticamente si va alla cassa che c'è lì, vedete, in questo angolo consumazione, si paga quello che si vuole mangiare e poi si mangia ai tavolini. E questa è la cenetta un po' a disagio. Pomodoro che si è tagliato, le olive che abbiamo appena preso, olive nere, e mezzo, questo ragazzi è mezzo del pane che abbiamo preso oggi, tagliato tra l'altro già,
non mangeremo tutto perché è una quantità impressionante di pane. Proveremo a fare la fetta e lo mangiamo per questa settimana praticamente. Boh, quindi la serata va così. Nel parcheggio del supermercato. Come vecchissimi tempi, tipo stile Carmensita. Direi che rispetto alla Carmensita effettivamente siamo nettamente più comodi. Sì. Siamo seduti. Comodi sul divanetto, abbiamo la nostra cucinetta. Chiaramente i nostri spazi ce li dobbiamo gestire, però rispetto a Carmensita, un upgrade. Quello sì. Sì. Carmensita è una macchina che avevamo negli Stati Uniti, perché magari qualcuno dice chi è sta Carmensita? Ma che stanno a D? Esatto. Ma che stanno a D sti due? Noi diamo per scontato sta cosa. Invece praticamente negli Stati Uniti abbiamo comprato una macchina, Carmensita, che era tipo un SUV, diciamo. Cioè, una sorta di SUV. Sì, la più piccola per gli Stati Uniti, insomma. Ecco. E abbiamo messo un materasso, fatto una struttura di legno, organizzata con la cucina, la bombola, avevamo tutto. Piano piano abbiamo fatto dei mini upgrade. Sì, piano piano è diventata perfetta. Però ecco, per noi. Era tipo la metà di questo spazio. Come altezza, sì. Praticamente il nostro spazio finiva qui. Esatto. Quindi possiamo vivere da qui in su. Ed era abbastanza più scomodo, ecco. Scomodo, un pochino più difficile viverci anche sopra, se... però alla fine se pensi a che cosa abbiamo fatto, cioè abbiamo visto tutti gli Stati Uniti, tutto il Messico, sì, il Guatemala, alla fine cioè comunque ci siamo divertiti, posso ci stava, ci siamo divertiti voglia con la Carmen, macchina rossa. Vabbè. Mi è piaciuta l'avventura con la Carmensita, posso essere sincera, cioè se ci certo penso adesso dico un bel capitolo, cioè caspita. Complimenti. Magari lasciamo il video adesso. Lasciamo il video con come era fatta la nostra macchina. Ecco, dai. Dai, che non l'abbiamo mai fatto, mettiamolo. Sì. Va bene. Comunque noi adesso vi salutiamo, mangiamo e poi adios. Good night. Buonanotte. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, per noi è super importante. Vi aspettiamo anche nei commenti. Abbraccione di gruppo. Ciao.